Ma che caldo fa! E ci lamentiamo della pioggia, poi quando arriva il caldo ci lamentiamo del caldo. Sì, sì, ma io sto schiumando però. Ciao a tutti, ben ritrovati su Fumetti e Parole, io sono Igor e oggi facciamo un doppio video, acquisti e letture. Acquisti ma solo per farvi vedere gli ultimi due veloci, ma perché voglio con voi discutere di una cosa. Paolo Boselli? Il vapore del culo adesso? No. Il primo volume che vi presento è il Texone numero 39 di Boselli e Dotti. Cosa ci si fa con questo? Con questi 10 euro? Stra! Sì, ecco, la mettiamo un po' qui. Ecco! Ecco l'autorità del Texone 39 di Boselli e Dotti! Ecco cosa ci si fa! Ci si pulisce al sedere! Sì! 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 È sicuramente un volume che fa discutere, ma soprattutto i video che parlano di questa storia fanno discutere forse ancora di più. Non deve mai venire a mancare rispetto. E io sto vedendo invece in questo momento delle grosse follie violente, perché questo è il termine che mi sento di usare, violente, ai danni del fumetto in questo momento. Forse se faccio il video nel cesso funziona di più, vi interessa di più. Ma io volevo portare sul canale il Texone numero 39, cioè parlare della storia, cioè quello che è successo. Lo avete letto? Non lo avete letto? In questo momento sul mio canale a me interessa raccontare quello che Boselli si è inventato e ha scritto per noi e il buon Dotti ha disegnato magistralmente per gli amanti di Tex. Diciamo che è un Texone molto molto difficile, 240 pagine come tutti gli altri, disegnato molto molto bene, qualche scivoletto qua e là sui volti, ma secondo me Dotti ha fatto un lavoro strepitoso. Il problema è la storia, cioè sono convinto che alcuni la amino e altri invece la odieranno, perché è molto molto difficile stare dietro, bisogna concentrarsi, non è una lettura d'accesso, non è assolutamente una lettura d'accesso. Poi per carità, ognuno ci fa quello che vuole con i propri fumetti e anche la possibilità su YouTube di esprimersi come meglio crede, che sia giusto o sbagliato, ognuno di noi può pensarla alla propria maniera, io non ci penso due secondi, i miei fumetti non li strapperò mai, anzi li metterò bene in libreria, se non mi piacciono li rivendo, li regalo, bla 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 bla, ma 4,90€ non vi danno nessun diritto di prendere e insultare il lavoro delle persone, stracciando, demolendo, pulendovi il deretano con i fumetti, non avete alcun diritto. Ma questo non lo so, probabilmente non è vero, ma comunque c'è bisogno, perché torno al fumetto, di un editoriale di Luca Barbieri che ci racconta un po' il contesto. Guardate quanta roba, cioè c'è una parte redazionale esagerata, non dico per capire il fumetto, altrimenti non si capirebbe niente, no assolutamente. Questo va a corollario di quello che è l'inizio della storia per l'onore del Texas. Parliamo di secessione, insomma, guerra civile, nordisti, sudisti, lo schiavismo e l'antischiavismo che si scontrano, ma anche l'immigrazione tedesca e, tra parentesi, anche irlandese in America, che era visto un po' come, no, il paradiso, l'occasione per tutti di poter diventare
qualcuno, di potersi affermare, di poter diventare ricco. Ecco, invece, chiunque poi è costretto a schierarsi e scontrarsi. E qui in mezzo ci sono Tex e Kit Carson che non sono, diciamo, contemporaneamente presenti nelle vicende, ma stanno raccontando al buon figlio di Tex ciò che è avvenuto in quegli anni, ognuno per il proprio punto di vista. Questo è molto interessante, cioè secondo me è uno stratagemma molto figo. Per carità, non si è intorno a un fuoco, ma si è intorno a un tavolo, cambia poco, quindi ci sono due che raccontano e via. E questa lungaggine è un po' pesante, pesante, pesante. Cioè, non sto dicendo che è tanto verboso, perché in alcune occasioni, vedete, i balloon Ale sono pieni, pieni zeppi di parole. In realtà basterebbe per esprimere il concetto molti meno vocaboli, ma non è tanto quella verbosità che me lo rende pesante, è che se uno si aspetta di leggere questo testone sotto l'ombrellone, viene un po' fregato, perché gli argomenti sono talmente importanti, talmente, insomma, diciamo, cruciali nella storia dell'America, che se ci vuoi stare dietro, se ci vuoi capire qualcosa, devi dedicare tanto tempo. E quindi chi vuole una lettura estiva molto leggera viene fregato. Boselli probabilmente ha fatto un po' all-in. Sappiamo che Boselli ha una libreria gigantesca alle sue spalle, è uno dei produttori, cioè in termini di scrittura sceneggiatura, più prolifici della storia del fumetto, almeno in Italia. Non so quanto ha sceneggiato, un numero di pagine migliaia fuori, forse ha il record italiano da questo punto di vista, ma comunque detto questo, adora leggere i libri, documentarsi molto molto bene, si vuole basare su storie vere, su quello che è, insomma, il nostro passato, per poter condividere con i propri lettori un qualcosa di ancora più aulico. Ecco, in questo caso lo ha fatto, cioè si vede che c'è una documentazione dietro molto molto importante, si fa riferimento a fatti storici realmente avvenuti, eccetera, eccetera, poi vengono tutti romanzati dal buon Boselli. Ma per chiudere, è comunque un volume un po' pesante. Passo velocemente al secondo volume, eccolo qua, Dylan Dog e Batman. Questo è il numero 1 di 3, perché dopo l'uscita, insomma, in occasione dei Lucca Comics di non so neanche quanti anni fa, 2019, 20, 19, vabbè, poco importa. Comunque, milioni di anni fa è uscito il numero 0 di questo volume, disegnato fichissimo da Gigi Cavenago, sceneggiato da Recchioni. Questo è il numero 1. Quello che andrò a fare, questa invece è la copertina del numero 2, non è leggere questa storia, aspetterò di aver acquistato tutti e tre i volumi e poi ne parlerò. Che ci faccio col numero uno di Batman e di Dog. Se si fa questo, ecco che ci si fa con questa ciocciolio. Ciò fega, fosseria, 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 fa schifo al cazzo, punto. Ecco che adesso vi voglio dire, non si strappa nei fumetti, no, no. Infatti, questa qua è carta straccia, questa qua era più utile da usare, per. Ah, mi sono scordato di prima cosa, c'era pure una variant. Andare a comprare la variant, capri. Ecco che ci faccio con questo numero. Adesso veniva a dire, ah, lo fa perché strappare i fumetti si fanno visualizzazioni. Ma non mi rompete le palle. Io non ho mai scritto. Cazzo, adesso ho paura a presentarvi il prossimo volume. Oh, Fiber, Fiber, questo non me lo toccare, quindi terzo volume del video acquisti. Anche in questo caso altro che leggere, ragazzi, sono al numero 6, quindi siamo invece al numero 52, Verdi Pascoli, tutto a colori. Guarda che figata, forse soltanto l'amico Iaio è stato fino al numero 50-49. Al passo con la lettura, però vabbè, sapete che lui è interrotto, mentre io, anche se il prezzo è notevolmente aumentato, sto continuando a comprarlo. Qui abbiamo Gino D'Antonio, ovviamente al soggetto e sceneggiatura, e abbiamo Renato Polese ai disegni, mitici colori di Flavio e Francesco Chiumento, nonché non conosco, però comunque vabbè, sapete che, come detto più volte, i colori sono quelli che danno il vanto a questo volume.
E vabbè, insomma, in sostanza ho preso un Texone pesantissimo, un team up che è una prova che ha l'occasione di scendere nel pessimo o salire nel meraviglioso in tempo zero, quindi è normalissimo che ci si ponga di fronte a questo volume in maniera propria. E poi abbiamo il classico Storia del West che sempre apprezzo. Vi do una chicca, questo non è un acquisto, è un prestito. Eccolo qua, vedete, qua c'è anche il fogliettino della biblioteca, perché avevo piacere di leggermi qualcosa di Will Eisner, oltre a quello che ho già, e me lo sono goduto, quindi farò un video su questo volume. Quindi, ciao a tutti, vi ringrazio e mi raccomando, guardatevi quei canali che volete, che vi piacciono, che vi danno soddisfazione, che vi fanno divertire. Tutti secondo me su YouTube possono fare quello che vogliono, chiaramente qualcosa ha un impatto più o meno forte, ognuno si ponga di fronte a queste cose alla propria maniera. Io sono estremamente democristiano, me ne fotto, faccio questo che vedete nei miei video e basta. L'importante è che leggiate, comprate e leggiate quello che volete, quello che vi appassiona, ma soprattutto qualcosa che non fa proprio nelle vostre corde, non vi fa per forza impazzire, ma se date una speranza ad una serie piuttosto che ad un autore che non conoscete, magari verrete stupiti. Ecco, questo è quello che cerco sul canale di fare insieme a voi. E quindi basta, ciao, appuntamento al prossimo contenuto. E poi, ragazzi, mi dà fastidio a livello personale perché si declassa in questo modo tutta la categoria di YouTube.